Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo a catturare Dialga e Palkia, o meglio cercheremo di catturarli, ma sicuramente li incontreremo. Andremo a fare un po' di casino con il Team Galassia e con altri personaggi che sicuramente conoscerete già. Nel frattempo quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Dialga e Palkia, se sono tra i vostri leggendari preferiti oppure se non vi piacciono molto, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che vorrebbero magari giocare un videogioco Pokémon di questo tipo, a differenza di quella merda di Scarlatto e Violetto, di cui tra l'altro trovate una serie anche esse su questo canale, anche di quel gioco. Ma appunto io sto adorando Pokémon Fire Rush, mi sta piacendo davvero tanto come gioco. Vi ricordo di essere un Pokémon fan game, non un Acrom. Questo gioco è fatto da zero, ok? Creato da zero, non è stata presa una ROM, è stata modificata. Infatti ci sono un botto di cose. Allora, noi dobbiamo proseguire lungo il percorso 222. Vi faccio vedere anche la nostra squadra, composta da Gible, ottenuto proprio nello scorso episodio, insieme a un certo Rayquaza, non so se vi spiego, Weasel, Torterra, Infernape, Pikachu e Staraptor. È la squadra essenzialmente di Ash di fine Sinnoh, e infatti stiamo arrivando verso la fine, manca solo una medaglia, poi mancherà la Lega e qualche altro evento. Loro li avevamo già affrontati, non ricordo sinceramente, quindi andiamo con... Vai, direi Gible e Weasel, proviamo a fare questa lotta? Vai, infatti non li abbiamo ancora sfidati. Posso farcela. Non trattenerti, ma certo cara pupa, non ci tratteniamo mai. Andiamo a sfidare Koru e Lyra, o Lyra, che vanno in campo. Oh, belli, Croconaw e Mary, questi vengono da Johto evidentemente. Però noi abbiamo davanti dei Pokémon che non sono il massimo per sfidarli. Andiamo di Dragon Claw su Croconaw e di... E di Brick Break su Croconaw. Cerchiamo di tirarlo giù, madonna, gli facciamo danno. E invece loro ci shottano. Andiamo ancora di Dragon Claw su Croconaw e cambiamo Pokémon. Mandiamo in campo Torterra. Conviene farlo subito, conviene mandare subito in campo Torterra. Madonna ragazzi, ma vi rendete conto che un gioco Pokémon creato da tipo due persone come quelle? No, beh, non sono due persone, sono un pochettino di più. Ma poche persone come questo fa il culo letteralmente a Pokémon Scarlatto e Violetto, un Pokémon in cui c'è un gioco in cui ci ha lavorato per un anno e passa. Persone pagate. Questo gioco si trova gratis, eh? Persone pagate per sviluppare. Davvero, io non ho parole. Andiamo di Dragon Claw su Gible e di Foglie Lama su entrambi. Ecco qua. Meryl dovrebbe crepare, infatti. Addio. Weasel si prende un po' di punti esperienza. E Gible finisce con Dragon Claw, l'altro Gible. Ok, Torterra sale di livello, mandano in campo Chikorita. Noi contro Chikorita direi di andare di Dragon Claw ancora. Non vedo perché cambiare, di Sgranocchio. Ah, pure la difesa gli abbiamo diminuito, non avrà speranze allora contro il nostro Dragon Claw. Esattamente, questi venivano proprio da Johto. Oh ma, c'è un po' di Pokémon sta tipa. Andiamo di Shadow Claw, dovrebbe essere super efficace, e Sgranocchio. Oh, doppio colpo. Azz. No, me l'ha tirato giù. Peccato. Peccato il nostro Gible. Non si prende esperienza. Tutta l'esperienza va su Torterra. Non male, direi non proprio. Weasel, come sapete, non si può evolvere. Quindi, torniamo a curarci al centro Pokémon. Non sto a tagliare perché il centro Pokémon è letteralmente qui di fianco. Quindi, come sapete, se ci metto di meno a momenti a dire che vado a curarmi Pokémon piuttosto che a curarli, effettivamente non vado a tagliare il video, si perdono giusto 30 secondi. Comunque non è tutta questa tragedia, ecco. Quindi torniamo subito qui. Continuiamo a cercare di allenare il nostro Gible. Cerchiamo di usarlo il più possibile. Qui abbiamo un altro allenatore. Fishing away, just fishing. Questo sta, mi sta canticchiando una canzoncina. E in campo, manda in campo Magikarp, ok. Andiamo di Earthquake contro Magikarp, che è più veloce di noi. Com'è possibile? Poi andiamo di Shadow Claw. Com'è possibile che Magikarp sia più veloce di Gible? What the fuck? Remoraid, lasciamo Magikarp. Lasciamo di Gible, volevo dire. Andiamo di Earthquake. E ancora Earthquake.
Mi ha disintegrato. Come vedete ragazzi, Gible è già difficile da usare contro questi allenatori. Figuratevi contro degli allenatori che hanno Pokémon seri e non Remoraide. Cioè è stato ucciso da un Remoraide che usava Semitralia e non era manco una stab. Anche Pikachu inizia ad avere il suo bel da fare qua, eh. Anche lui comunque deve impegnarsi. Finneon. Rimandiamo in campo Torterra. Poi Gible questa volta me lo curo con una pozioncina, eh. Andiamo di Finneon con... Andiamo di Foglie Lama su Finneon. Perfetto. Questo va a tutti i Pokémon pesce praticamente. Fishing, beh, giustamente. Non possiamo far evolvere Gible, purtroppo. Facendolo evolvere diventerebbe un Pokémon più forti del gioco, praticamente. Però purtroppo ce lo dobbiamo tenere così. Andiamo a dargli qualche super pozione. Ecco qua, due vanno più che bene. E per un po', per adesso ha anche delle mosse un po' di merda, c'è da dirlo. Vai, sfidiamo lui. Purtroppo sono il massimo che ho potuto insegnargli, d'altronde non può imparare molto. Mr. Mime, ok, Shadow Claw dovrebbe fargli male, anche se penso che attacchi prima lui e ci faccia molto male. A espancia, appunto, addio. Addio Gible, è stato bello conoscerti, molto bello, purtroppo però ci hai lasciati. Mandiamo Torterra con Sgranocchio. Vai, Crunch. Altro Espunch. Fa male, eh? Ah, è vero, lui è diventato anche di tipo folletto, mi sa. Per quello non è super efficace Crunch. Però ha la faccia, ragazzi, eh? Iniziano ad essere dei Pokémon davvero forti. Allora, sapete cosa facciamo? Gible, come vedete, abbiamo provato ad usarlo. L'abbiamo usato nello scorso episodio quando l'abbiamo preso, l'abbiamo usato un po' in questo. Ma è davvero difficile da usare. Me ne rendete conto anche voi, vero? Quindi... io opterei per riprenderci Gliscor. D'altronde fa comunque parte della squadra di Ash, quindi non andiamo a prendere Pokémon esterni. Però è perlomeno un Pokémon utilizzabile. Quindi qui dentro, se ben ricordate, c'è un box. Ecco qua. E andiamo a riprenderci Gliscor. Altrimenti diventa impossibile riuscire a giocare bene con un Gible a praticamente endgame di Sinnoh, dove tra l'altro i Pokémon, come vedete, sono anche abbastanza forti. Prendiamoci il nostro Gliscor. Gible per adesso lo lasciamo qui. Il suo condivide esperienza ce lo prendiamo, ecco fatto. E va bene così. Direi che va bene così. Anche portandolo più avanti i livelli, purtroppo è un Pokémon al primo stadio evolutivo. E come ben sapete, come avete già visto, anche alla fine delle altre regioni di Pokémon Fire Ash, i Pokémon al primo stadio evolutivo diventano estremamente difficili da utilizzare. Hanno delle statistiche proprio troppo basse. Poco da fare, non ci possiamo fare nulla. Ora che è ritornato Gliscor, vediamo come ce la chiamiamo contro questa bambina. I wish I could swim. Lei desidera poter nuotare. E quindi la aiuteremo. Holly. Tuber. Tuber come viene tradotto in italiano? Salvagente? Allora. Andiamo di acrobazia. Stab. Potenziata dal fatto che Gliscor non tenga oggetti. E l'abbiamo disintegrata. Beh, direi che le lotte diventano molto più veloci, o sbaglio? Si può avanzare molto più velocemente senza avere un Gible da usare e da allenare, no? Guardate qua, acrobazia. Addio Wingull. Poi Gastrodon. Contro Gastrodon, tipo acqua terra, se non ricordo male. C'è un certo Torterra che vorrebbe tirargli un Foglie Lama dritto nel muso. Comunque ragazzi, potete anche dirmi le vostre opinioni, se volete, di Pokémon Scarlatto e Violetto se li state giocando. Anzi, cosa ancora migliore che potreste fare sarebbe andare nei video che sto caricando di Scarlatto e Violetto e dirmela lì la vostra opinione, così vedete anche nel frattempo come li sto giocando io. Anzi, come lo sto giocando io, perché sto giocando solo Scarlatto, non tutte e due. E appunto dirmi cosa ne pensate. Sarebbe interessante vedere appunto la differenza di opinioni rispetto ad un Pokémon Fire Ash, un gioco gratuito, trovabile online, tranquillamente, fatto da quattro scappati di casa, rispetto a un gioco sviluppato da Game Freak con i milioni di budget, molto probabilmente. Salve!
Oh, ciao Glacial, come sta andando? I tuoi Pokémon sembrano forti, sembrano più forti. Ok, questa è una sorta di pensione. Ok. Qui è un altro spot per la pensione, se vogliamo prendere o lasciare giù Pokémon. Mentre qui dentro, salve. Questo potrebbe aiutarti. Vorresti imparare Vento in coda? No, grazie. Mossa molto utile magari per il competitivo, ma per noi nulla. E questo invece ci regala 3 Rete Ball. Ecco qua, a questo punto il percorso si ricongiunge, ma veniamo in qualche modo teletrasportati qui. Lucinda che ci dice: Glacial, Brock, state tutti bene? Brock, sto bene. Qualcuno ha sentito la voce di un Pokémon? Sì, penso che siano i guardiani dei laghi che ci chiamano per essere aiutati. Dobbiamo fermare il Team Galassia prima che sia troppo tardi. Glacial, tu sconfiggerai queste reclute. Sbrigati. Anzi, Glacial, noi sconfiggeremo queste reclute. Tu sbrigati e vai dai comandanti. Eccoli infatti che si sacrificano per andare contro le reclute. Mentre noi abbiamo altre reclute da sfidare, effettivamente. Loro sapete che hanno solamente Golbat. Cioè, le reclute del Team Galassia non si sa bene per quale motivo, ma hanno solamente Golbat. Chi potremmo utilizzare? Ma direi che Gliscor possa andare bene alla fine. Dai, andiamo con Gliscor. Hold it. Ok, fermo lì. Appunto, sarebbe divertente vedere la divergenza di opinioni tra questo gioco qui e Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi giochi Pokémon di nona generazione, ufficiali. Cioè, davvero, voglio vedere la differenza. Vai. Lacerazione e addio Golbat. Certo, mi ha avvelenato questo Infamella, eh. Vi immaginate fare questa parte con Gible? Un po' difficile, eh. Andiamo ora contro altro Golbat con Buizel. Tanto abbiamo oggetti curativi a manetta, non dobbiamo preoccuparci. Abbiamo una marea di soldi in caso li possiamo ricomprare. E non dobbiamo avere paura di perdere un po' di HP. Andiamo di Aqua Tail. Gli facciamo abbastanza male. Lui non dovrebbe shottarci con Fango Bomba, anche se ci è andato molto vicino. Però Weasel riesce a portarsi comunque a casa la vittoria. Buono, ho perso. Ora noi curiamoci immediatamente. Andiamo con Super Pozione su Gliscor e un paio di Super Pozioni su di loro. E poi andiamo di Full Heal su entrambi per toglierci l'avvelenamento. Vai, altro allenatore. Perché ci sono così tante persone qui? Ci chiede. Sapessi, vabbè, anche i dialoghi delle reclute qui sono tutti riciclati alla fine, eh. Però ci sta, d'altronde. Ok, altra Sludge Bomb. Avvelenami ancora, mi raccomando, infame. Slash, buono. Buono, buono, buono. Ok, mandiamo Buizel, voglio dire. Deve essere di livello anche lui. Quindi cerchiamo di usarlo. Cioè, è ironico che sia quasi più utilizzabile Buizel di Gible. Però alla fine ci sta anche, d'altronde. Cioè, non è che sia troppo più forte Gible di Buizel. Almeno credo. Vai, altra. Facciamo Freshwater questa volta su Buizel e andiamo avanti. Ah, questa è lotta in doppio, ok. Vai, lotta in doppio. Fermo. Il nostro capo richiede più tempo. Ok. Il nostro capo ha bisogno di più tempo. Solson e Gray. Mr. Gray, proprio lui. Adesso ci lega, ci sodomizza. Allora, andiamo con acrobazia su Golbat. Facciamo doppio focus, così da tirarne giù subito uno. Ecco qui, vedete. Tac. E Buizel sale a livello 49, buono. Meno buono è il fatto che abbia fatto colpo critico e ce l'abbia shottato. Questo un po' meno buono. A questo punto direi di mandare Infernape. Uno dei nostri Pokémon più forti. Andiamo ancora di acrobazia e di Flame Wheel. Tutte e due su uno, così da shottarlo. Ecco, facciamo rimanere un allenatore senza Pokémon, così poi non possono più combattere insieme. Ok, Sludge Bomb. Ok, stiamo focussando Gray. Stiamo focussando proprio lui, il Mr. Gray. Acrobazia e Flame Wheel. Bella lì.
mi ha avvelenato, infame. Devo sostituire assolutamente il mio Infernape, altrimenti devo sprecare un revitalizzante, non mi va. Ma andiamo Staraptor. Acrobazia, buono. Oh, Shadow Ball non ha effetto e si gode. Andiamo di lacerazione che stiamo finendo i PP di acrobazia. Mentre con lui andiamo di attacco rapido, tanto non conterà nulla. E invece l'ho disintegrato con attacco rapido, niente male. Gliscor usa lacerazione sul niente. Andiamo quindi di lacerazione e attacco rapido. Oh, fa parecchio male, eh. Ah, però lacerazione è vero, non lo uccide. O me lo avvelena, fortunatamente no. Ok, attacco rapido e lacerazione di nuovo. Benissimo. Ah! We can do it, ce la possiamo fare. Guizzolo ovviamente vuole tentare di evolversi in continuazione anche se è morto male. Quindi non lo può fare. Andiamo a dare un po' di acqua fresca a Staraptor. Un po' di acqua fresca a Infernape. Curiamogli. Ecco qui. E direi di resuscitare anche. Dov'è qua? Revive. Weasel. Può sempre tornare utile dopo tutto. E d'altronde questi strumenti ce li abbiamo, non vedo perché non usarli. Ok, andiamo avanti. Abbiamo. E qui abbiamo tutti i luogotenenti che abbiamo incontrato finora del Team Galassia. Sarà tosta. Allora, loro. Uno di loro iniziava con Bronzor, però non mi ricordo quale. Tutti forse loro hanno Bronzor. Andiamo avanti Torterra. E andiamo. Il nostro capo ha già iniziato il processo. Non lo fermerai mai. E di sopra vediamo Dialga. Tra l'altro c'è anche Bellocchio lì. Vai, Jupiter. Chiamare in campo Skuntank. Qui ci sarebbe servito Infernape con Breccia. Però anche Earthquake dovrebbe andare bene. A Toxic addirittura. Ok. Questo ci vale perlomeno a livello 50. Ok, abbiamo battuto Jupiter, poi diamo una curata al nostro Torterra, ecco fatto. Togliamogli il fastidioso avvelenamento. Ancora tu? Quante volte devi metterti, devi metterci i bastoni tra le ruote? Tantissime. Quanto basta? Ok, Kurugli. Andiamo di terremoto. Ma che danno che fa? Poi Foglie Lama. Che fortunatamente non ci ha paralizzati con Body Slam. Poi Bronzor. Bronzor dovrebbe essere tipo psicocciaio, mi sembra. Andiamo di Infernape. E andiamo di lanciafiamme. Infatti è super efficace, ma ha davvero una difesa speciale questo Pokémon assurda. Vabbè, anche Infernape che non ha molto attacco speciale, eh. Questo non è giusto, e invece sì che è giusto. Andiamo a sfidare anche Saturn. Ancora e ancora ci rincontriamo. Questo finisce qui. Mi spiace, mi sa che non finirà qui, o forse sì. Perché questa volta sventeremo i vostri piani una volta per tutte. Ecco di nuovo Bronzor. Ho paura che abbia levitazione, quindi andiamo di Sgranocchio, che dovrebbe essere normalmente efficace. Ma invece è super efficace. Ok, allora ricordavo male. Andiamo di Foglie Lama e tiriamolo via. Poi Toxicroak, lasciamo tranquillamente Torterra che con Terremoto farà piazza pulita di Toxicroak. Ah, Forbice X, davvero. Forte. Buono, 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 buono. E a questo punto, ragazzi. Ragazzi, 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 come disse qualcuno una volta. Allora, super pozione. Poi. Non abbiamo altre IAL più semplici da usare. 30 PS magari sono un po' sprecati, non su Torterra in realtà, nemmeno su Gliscor, che sono più o meno 30. Questi sono 20, quindi li lasciamo. A questo punto, ragazzi, lì ci sono Dialga e Palkia che stanno facendo qualcosa che non dirò in questo video visto che mi guardano anche bambini. Andiamo però a salvare. E chi manderemo contro Palkia e Dialga? Che ovviamente tenteremo di catturare. Inizieremo col provare a paralizzarli. Spero che sia efficace la paralisi contro i tipi acciaio. Vediamo, eh. Salve Camilla, o meglio Cinzia in inglese.
Dobbiamo riuscire a calmare, credo subito, di Alga Palkia. E infatti dobbiamo per forza sfidarli, ragazzi. Dietro ci sono i guardiani dei laghi. Vai, iniziamo. Palkia. Anzi, di Alga, scusatemi. Lapsus. Eccolo qua. In tutta la sua magnificenza, è a livello 50, tra l'altro. Tosto, eh? Molto tosto. E in più applica pressione. Va bene. Andiamo di Nuzzle e paralizziamolo subito. Buono. Poi andiamo di Brick Break, dovrebbe essere super efficace. E gli facciamo un bel po' di danno. Aura Sphere mi fa male, ok. Altro Brick Break. Buono. Vita rossa. Vita rossa, iniziamo a provare a catturarlo. Allora, loro dovrebbero essere parecchio pesanti, quindi in teoria le peso ball dovrebbero andare bene. Andiamo con Heavy Ball. Vediamo un po'. Peccato. Ok, Flash Cannon e Pikachu ci saluta, ma lo resusciteremo prima di Palkia, non è un problema. Ora mandiamo qualcuno che possa tankarsi i colpi, magari Torterra, sperando che Dialga non abbia lanciafiamme. E andiamo con un'altra Heavy Ball. E dai. Ok, è rimasto paralizzato, buono. Heavy Ball. Niente da fare. Abbiamo avuto troppa fortuna fino adesso con i leggendari. Cioè, vi faccio presente che ho catturato al primo o secondo colpo Rotom. Oh, cattura critica! Ok, si gode. Avevo comunque catturato al primo barra secondo colpo Rotom, Cresselia, Darkrai, Rayquaza. Insomma, niente male. Giga Drain. Se non sbaglio è speciale, quindi no. Vediamo, sì, è speciale, quindi no. Lasciamolo tranquillamente di così. Ok, i dati di Dialga sono stati inseriti nel Pokédex. Tipo Drago Acciaio. E lo mandiamo al box. Ora, resuscitiamo il nostro bel Pikachu, la nostra paralisi vivente. E ovviamente curiamolo. Vai, super pozione. Perfetto. E una Fresh Water. Ecco qua. Poi saliamo. Eccoci qui. Non possiamo andare qui sopra, ma possiamo andare solamente qui. A sfidare anche Palkia. Vai. Eccolo qua. Palkia. Andiamo ancora di Nuzzle. E si inizia a paralizzare. Buono. Poi andiamo di Thunder Punch. Facciamogli un bel po' di danno, come è giusto che sia. Poi Electro Ball. Non dovrebbe ucciderlo. Oh, ma che calcolo preciso, signori! Che calcolo preciso! B-b-bag. Ora sarebbe perfetto se usassimo uno Heavy Ball e entrasse subito. No, nemmeno un tick. Peccato. Altra Heavy Ball. Continuiamo a tirare Heavy Ball, siamo alla terza. Vedete come sono più difficili da catturare gli Alga Palkia rispetto agli altri? Ho parlato, ho parlato. Ho parlato e vabbè. Preso. Pikachu intanto a livello 68. Eccolo qua, Pokémon spaziale. Non voglio dargli il soprannome. Ce l'hai fatta, ci dice Camilla. I Pokémon sono tornati nelle loro rispettive dimensioni. E Looker credo sia Bellocchio. Sì, e il Team Galassia è stato sconfitto. Mi domando cosa sia successo al loro capo, Cyrus. È scomparso dentro quel portale creato dai leggendari. Ma ci preoccuperemo di lui più tardi. I'll handle arresting everyone. Mi metterò ad arrestare tutti. Cinzia, potresti, o meglio Camilla, potresti scortare i ragazzi fuori dalla grotta in sicurezza? Ma certo, sarei felice di farlo. Glacial, andiamo, ecco, andiamo con Camilla, siamo tutti felici di andare con Camilla e respawniamo qui nel percorso 222. Allora, a questo punto, torniamo un attimo nel centro Pokémon, giustamente, a curarci i Pokémon che sono stati
nemmeno così tanto messi alla prova contro Dialga e Palkia, pur essendo a livello 50 li abbiamo catturati molto velocemente, li abbiamo subito paralizzati, quindi già dimezzata la velocità, e poi li abbiamo praticamente tirati giù a vita rossa solamente con Pikachu, che è qualcosa di fenomenale, il nostro Pikachu ormai, fantastico Pikachu. E andiamo quindi a dare un'occhiata ai nostri due nuovi leggendari, come sempre. Allora, ecco qui Dialga, Samari. Allora, ha un botto di attacco speciale e ha lacerazione, Flash Cannon, Dragon Claw e Aura Spear, che dovrebbe essere Forza Sfera se non sbaglio questa. La mossa di Lucario. Andiamo a portarli nel loro posto giusto. Come sapete, dà molta soddisfazione mettere al posto corretto questi Pokémon. 483, quindi 1, 2, 3, vai. E andiamo a prendere anche Palkia. Vieni, 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 Palkia, dove sei? Qua. Ecco qua, Samari. 484. Ha un botto di attacco speciale proprio come Dialga. E ha lacerazione Acquanello. Fortunatamente non ha usato Acquanello contro di noi, non gli abbiamo proprio dato il tempo. Dragon Claw e Forza Sfera. Quindi tu sei il 484, andrai esattamente dopo Dialga. E abbiamo così catturato altri due leggendari di Sinnoh. E eccoci qua. Leggendari di Sinnoh che per adesso abbiamo, a parte Rotom che è qui, eccolo, lo vedete. A parte Rotom sono appunto Dialga, Palkia, Cresselia, Fione e Darkrai. Niente male, quest'uovo è l'uovo di Riolu. L'ho messo qui per adesso, ma lo faremo schiudere appena possibile. Perfetto, a questo punto direi di salvare, onde evitare magari crash del gioco. Ce ne sono stati in passato, quindi meglio salvare. E continuiamo verso Area Nipoli. Arriveremo ad Area Nipoli, quindi completeremo il percorso 222. Pieno di eventi, tra l'altro. C'era Gible, la fidanzata di James, Dialga e Palkia, tutta questa zona, insomma. Ecco, qui dentro c'era la villa appunto di James. Niente male. E per prendere quello strumento lì, però. Ah, qui sotto. Prendiamoci questo strumento che è un carburante. Ok. Possiamo darlo a qualcuno. Vediamo un po' chi si merita il carburante. Allora, dobbiamo aumentare la velocità di, direi, Infernape. Ok. Poi la difesa la diamo a Torterra, come sempre. E il calcio, per adesso l'attacco speciale, ce lo teniamo. Dato che non abbiamo Pokémon che attaccano con l'attacco speciale. Allora, non mettendo avanti Pikachu, ma mettendo avanti di nuovo Gliscor, che deve allenarsi. Qui sopra c'è qualcuno? Non credo. E avevamo già comunque visitato. Avevamo già cercato i Pokémon in questo percorso. Però lì in fondo, come avete visto, c'è uno strumento. Quindi entriamo. Oh, al primo blocco d'erba è uscito subito Gible. Fuga. Non ci interessa combattere contro Gible in questo momento. Ci interessa solamente andare a prendere quello strumento. Men che meno ci interessa combattere contro Zubat, che dite? Vai. Prendiamoci questo strumento. Big Mushroom. Ok, abbastanza inutile, peccato. A parte che ormai a questo punto del gioco abbiamo fatto praticamente quasi 4 regioni complete. Non c'è più nessuno strumento che possa risultarci utile. In realtà li abbiamo già presi tutti, quelli utili. Ok, salve. Non combatti tu? Tu però? Sì? Sì, ecco qua. Lui ha bisogno di fare pratica per le gare. Gentleman Mario! It's a me! Mario! Eccolo proprio lui. Con Grumble. Che cerca di diminuirci l'attacco ma non ce la fa. Andiamo di Acrobatics. Ah però, tosto questo Grumble. Andiamo allora di Terremoto. E infine di Lacerazione. Duro questo Grumble da buttare giù, eh? Swords Dance. Sapete che non sarebbe niente male Swords Dance, ma comunque in questo gioco non ci serve. Non impariamo, non facciamoli imparare. Ok. La lotta in doppio la facciamo con Gliscor e Buizel di nuovo. Andiamo. Lotta in doppio. Lei ha appena trovato una pietra albore, credo, Duskstone. E hai appena. Hai mai visto una Duskstone? Ma sono ossessionati dalla Duskstone loro? Che dovrebbe essere appunto Pietra Albore, se non sbaglio.
Ok, loro. In realtà loro servirebbe una neuropietra, però. È quella la Duskstone? Può darsi. Dato che hanno i Pokémon che si evolvono con la neuropietra. Ah, infatti era Dawnstone, pietra albore. Ok, mi ero confuso. Dawnstone e pietra albore. Allora, andiamo di acrobazia su Misdreavus e acqua tegli su Misdreavus. Doppio focus su di lui, anzi di lei, per tirarla giù subito. Ok, poi acrobazia su Macrow e acqua tegli. Ah, peccato. Peccato, avessi usato acqua getto e l'avrei ucciso. Senza far morire Buizel, mandiamo Staraptor allora. E andiamo di Slash. E attacco rapido. Quindi attacco rapido semplicemente. E Staraptor è salito a livello 50. Ottimo. Beh, noi abbiamo tutti i Pokémon a livello 50 tranne Buizel. Tranne il povero Buizel. Vabbè, gli daremo un po' di condivisa esperienza, dai. Per adesso quindi lasciamo davanti Staraptor e combattiamo contro questo scienziato. Kodama. Rimane in campo Quagsire, ok. Bravo, diminuisce l'attacco e andiamo di volo. Ok, mi ha fatto sbadiglio, quindi tiriamolo giù con Brave Bird e addio. Così non veniamo addormentati. No, veniamo addormentati comunque. Aveva un altro Pokémon, mannaggia a me, non me ne ero accorto. Mandiamo Infernape contro Magnemite. E andiamo semplicemente di ruota a fuoco. Addio Magnemite. Io non capisco, mi spiace. Magari c'è uno strumento, no. C'è però un pescatore a cui non abbiamo ancora parlato. Quindi diamo una bella full heal al nostro Staraptor. E salve! Ah, finalmente uno sfidante. Ok, sfidiamo questo pescatore che ha tre Pokémon e inizia subito con Gyarados, niente male. Niente male, però noi gli diminuiamo l'attacco, cosa buona e giusta, anche non ce lo diminuisce, cosa un po' meno giusta. Andiamo di volo. Con l'attacco diminuito facciamo davvero poco. Andiamo però ancora di volo. Ah, ha messo pioggia danza, mannaggia. Ok, sta iniziando a farmi paura. Andiamo subito di Brave Bird. Si suicida? No, ok, non si suicida. Attacco rapido forse potrebbe batterlo, vediamo. Sì, buono. Buono. Remoraid, cambia un Pokémon e mandiamo Torterra. Ok, andiamo di Razor Leaf. Addirittura Remoraid con Gelo Raggio, che tra l'altro mi toglie un botto. Forse perché danno 4 per. È super efficace ghiaccio contro terra? Chiedo a voi perché non ricordo di preciso. In questo momento se ghiaccio contro terra sia super efficace. Acqua contro terra sì, ma ghiaccio? Perché in quel caso allora ci starebbe, danno 4 per. Ma va anche bene. Andiamo di Thunder Punch, danno 4 per e addio Gyarados. Ok, uno sfidante onorevole. A questo punto rimettendo avanti Glaziko, sfidiamo anche quest'altro pescatore. Quanti pescatori che ci sono qui? Tutti a contendersi gli stessi pesci. Ok, lui manda in campo Magikarp. Beh, va bene. Andiamo di acrobazia. Poi Finneon. Ancora acrobazia. Bellino il suo verso. Ed infine Feebas. Andiamo di Terremoto, così per cambiare. E abbiamo battuto anche lui, poi sfidiamo anche questo. Ah no, lui non ci sfida. Perfetto, abbiamo quindi completato gli allenatori di questa parte di percorso, perché mi sa che manca ancora lei qui. Salve. Per favore, be careful. Stai attento. Ok, sfidiamo Marley. Che se non sbaglio è un personaggio dell'anime Marley, eh. Ok, manda in campo Arcanine, noi andiamo di Earthquake, addio Arcanine. Oh, sopravvive Arcanine, complimenti.
Complimenti ad Arcanine. Andiamo di lacerazione allora. Beh, ovviamente bellissimo Pokémon Arcanine, uno dei miei preferiti. Tac. Ah, sembri carino. Che allenatore forte che sei, ti meriti questo. E ci dà la Power Anklet. Bene così. E qui abbiamo Barry. Barry che se non sbaglio ha Empoleon, quindi io manderei davanti direttamente Pikachu in realtà. Salve Barry. Bene bene, questa volta non perderò. You could have caught a nice Pokémon on this route, but I'm doing it anyway. Potresti aver anche catturato un Pokémon molto carino in questo percorso, penso si riferisca a Gible. Ma ce la farò comunque. Chiunque perda dovrà pagare al vincente $10,000. Va bene. Vediamo se ce li dà davvero $10,000. Sarebbe un dettaglio carino. Empoleon, eccolo lì. Secondo voi regge un Thunder Punch di Pikachu con la natura che gli aumenta l'attacco? Vediamo. L'ha retto. Complimenti Empoleon. Complimenti. Finiamolo allora con Electro Ball. Cosa? No, ma non mi ha dato 10.000. Non mi ha dato niente. Ah, c'ero così vicino questa volta. Non pensare che questa sia l'ultima Glacial. Ma non mi ha dato i soldi. Ma merda! E vabbè, niente, se n'è andato. È rippato. E siamo arrivati finalmente ad Arenipoli, Sunny Shore City. Questa città è troppo rocciosa, preferisco i fiori. Vabbè, cara ragazza. Noi però adesso andiamo a curarci qui ad Arenipoli, dove ci sarà da sfidare il capopalestra Corrado per ottenere l'ultima medaglia della regione di Sinnoh, ma l'esplorazione di Arenipoli e la palestra le faremo nel prossimo video. Per questo è tutto, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!